Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ultimamente alcuni forgiatori mi hanno chiesto: conviene comprare la premium box di Mondi in Collisione? Ne parleremo in questo video, scoprendo cosa contiene, perché non ne è stata creata una per mutazione di massa e se è necessario acquistarla per i nuovi giocatori. Durante le anteprime della terza stagione di Keyforge, la Asmodee ci ha presentato un paio di prodotti che andavano oltre il tipico starter set o mazzo singolo, inserendo due nuovi articoli. Il mazzo deluxe, che vedremo nel dettaglio in un prossimo video, e la premium box. Ed è proprio quest'ultima che prenderemo in esame, anche se in leggero ritardo rispetto alla sua data d'uscita. Andiamo a dargli un'occhiata. La premium box di Keyforge, a differenza dello starter set, non dispone di segnalini danno ed ambra, che in questa edizione sono stati esclusi per dar spazio a 54 segnalini status, suddivisi in 10 segnalini stordito, 10 segnalini protezione, 10 segnalini adirato e 24 segnalini forza. Al suo interno troverete anche 5 deck box singoli in cartone che riusciranno ad accogliere mazzi che sono contenuti in bustine singole Dragon Shield, Ultimate Guard o Ultra Pro. E che avranno una zona apposita per scrivere il nome dell'arconte e 3 spazi opportuni per indicare le casate presenti nel mazzo. Per sfruttare questi 3 spazi potrete utilizzare i bollini adesivi che verranno forniti sempre dentro la premium box o quelli che troverete all'interno della confezione del Gemini Deck Box prodotto dalla Gamegenic. In più troverete una scatola per segnalini dalle dimensioni più che ragionevoli che riprende i colori distintivi di Mondi in Collisione. Potrete portarla sempre con voi, forte delle sue misure, per avere tutto l'occorrente necessario per disputare una partita ovunque voi siate. Anche se tascabile, risulta ottima anche per chi gioca a chiavi di metallo e altri accessori utili per una partita. E qui arriviamo ad una delle cose che ho sperato non, ripeto, non fosse di cartone, ovvero il segnavincoli. Il chain tracker che troveremo in questo prodotto è, come già ho detto in un video passato, uno, se non il più bel segnavincoli mai prodotto dalla casa madre per questo gioco. La sua conformazione, i colori che lo compongono e l'idea di base formano un tris perfetto che rende quest'articolo uno dei più apprezzati, almeno così è stato per me, che è contenuto all'interno della premium. Ma ha due problemi di base, uno passabile, ovvero che è da assemblare. E ciò potrebbe sembrare una sciocchezza, ma ad un giocatore lievemente sbadato come il sottoscritto, la cosa potrebbe rappresentare un piccolo problema. Infatti vi parlo per esperienza personale dicendovi che il perno che tiene unite le due parti principali del segnavincoli dovrà essere inserito in un determinato ordine, pena il danneggiamento dell'articolo. Infatti andando a forzare tutta la struttura si potrebbe incorrere in danni più o meno gravi e questo ci porta al secondo problema, molto più serio, ovvero questo segnavincoli è fatto di cartone. Quando il prodotto è stato presentato, speravo che potesse essere dello stesso materiale che forma i segnavincoli della Gamegenic, ovvero acrilico stampato ad alta qualità. E posso assicurarvi che se lo fosse stato per davvero, vi avrei consigliato di acquistare la premium ad occhi chiusi, solo per averlo a disposizione e solo per mostrarlo ad ogni occasione utile. Ma purtroppo non è stato così. Infatti quando ho notato che il tutto era fatto di cartone, devo ammettere che un pizzico di delusione l'ho provata. Ma alla fine cosa importa? Il prodotto è straordinariamente bello anche se fatto del materiale che lo compone e rappresenta un pezzo da collezione per ogni appassionato. Arriviamo quindi alla parte succulenta di ogni prodotto targato Keyforge, i mazzi unici. Come negli starter set, anche qui ne troveremo 2, pronti per essere registrati e successivamente giocati.
Ultime due cose che troverete sono il poster nascosto aprendo il cartone che contiene tutto l'articolo, che potrete appendere dove volete, come ha fatto il nostro Mitrux, che ci ha gentilmente concesso questa foto. E la possibilità di unire la parte superiore della confezione con la sua parte inferiore, per poter creare una scatola più grande che può contenere tutti gli articoli che fino ad ora abbiamo visto. Lo so, ho detto che il poster e la premium sono le ultime due cose che potrete trovare all'interno di questo prodotto unico nel suo genere. Ma non è così. Infatti, come ultimo articolo, e questa volta per davvero, oltre all'assortimento dei 54 segnalini potenza, ci sono anche i tanto famigerati e agognati segnalini scudo. 15 unità per la precisione. Li ho lasciati apposta per ultimi perché volevo farvi vedere che esistono almeno 3 soluzioni altrettanto valide per poterli sostituire. La soluzione numero 1 viene rappresentata dai sempreverdi sassi d'acquario, che possono rimpiazzare i segnalini scudo in maniera egregia. Se avrete la possibilità di averne qualcuno trasparente, essi svolgeranno il loro compito non facendovi mancare nulla. Altrimenti potrete utilizzare già quelli che avete a disposizione. Seconda soluzione viene rappresentata dalle carte promo assegnate nelle fumetterie durante i tornei locali. Ok, prima di chiudere il video fatemi spiegare. Esiste una sola promo, solo una, che può trovare impiego utile nel gioco. E questa è quella con l'immagine di Abond Forge Scudi. Essa infatti potrà essere messa su un servitore per svolgere il compito per la quale è stata creata, indicare il numero di scudi su una creatura in gioco. Se vorrete sperimentare questa seconda soluzione, recatevi nella vostra fumetteria di fiducia e chiedete informazioni al negoziante. Di solito vengono date in regalo a chiunque partecipi ad un torneo, ma comunque in descrizione vi lascerò un link dove potrete trovare la carta promo in questione se nel vostro negozio di fiducia dovessero esserne sprovvisti. Terza ed ultima soluzione viene rappresentata dal mercato secondario e dai prodotti che possiamo trovarci. Infatti, girando per eBay ed inserendo nella barra di ricerca la parola Keyforge Tokens, vi imbatterete in kit già stampati di segnalini, dove sono inclusi anche quelli scudo, o kit formati solo da questi ultimi. La quantità per i segnalini e armatura si aggira sempre dalle 5 alle 15 unità per i kit misti e dalle 4 alle 10 unità per i kit unici. Ma prima di addentrarvi nella giungla di offerte, vi invito a dare uno sguardo a questo prodotto che mi ha inviato il forgiatore Alessio Mugnaini. Questi segnalini sono davvero di pregevole qualità. Li ho trovati fin da subito ben fatti e robusti e per un prodotto realizzato in stampante 3D superano di gran lunga ogni aspettativa. Il kit base è rappresentato da un assortimento di 12 segnalini ambra, 6 segnalini scudo, 6 segnalini protezione, 6 segnalini adirato, 6 segnalini stordito, 13 segnalini danno suddiviso come segue e 6 segnalini forza. La cosa che apprezzo di più di questo ragazzo è che viene incontro alle esigenze di ogni singolo giocatore. Infatti il kit, a differenza di come spesso si trovano in mercato, potrà essere al 100% personalizzabile. Questo vuol dire che potrete richiedere un kit di soli segnalini scudo o soli segnalini forza. O se vorrete, potrete fare a metà tra segnalini armatura e segnalini adirato. Insomma, a vostra totale discrezione. In descrizione vi lascerò la sua mail, così che potrete contattarlo di persona per avere maggiori informazioni al riguardo. Conclusioni. La premium box di Mondi in Collisione ha dei punti deboli che potrebbero essere migliorati per eventuali nuove edizioni. Il suo prezzo di vendita si aggira attorno ai 40 euro e calcolando che di valore percepito non supera i 30 euro, rappresentati dai due mazzi unici al suo interno e i restanti accessori, i 10 euro che rimangono e compongono il suo costo complessivo, a mio parere, non vengono rappresentati da ciò che resta.
Sì, ci sono i nuovi segnalini scudo da aggiungere alla propria collezione e abbiamo visto che si possono rimpiazzare facilmente. Un segnavincoli di bell'aspetto, ma fragile di costituzione. Un foglio di bollini adesivi, con le casate fino a quell'espansione presentate sul crogiolo e che si può trovare, in formato ridotto, in altri prodotti a più basso costo. L'assortimento dei segnalini che va ad impolpare la nostra già ricca riserva alimentata dall'acquisto degli starter set o i mazzi deluxe e i vari portamazzi e contenitori che hanno tutti una cosa in comune. Sono tutti fatti di cartone. È forse anche per questo motivo che la Premium non ha suscitato tutto l'interesse sperato e non farà la sua apparizione né in Mass Mutation né in Dark Tidings, di cui ovviamente non abbiamo ancora un quadro al 100% chiaro. Chissà se magari l'Asmodee non ci farà una sorpresa all'ultimo. Ripeto che se questo prodotto avesse avuto un chain tracker in acrilico invece che in cartone, solo ed esclusivamente per quell'articolo ne sarebbe davvero valsa la pena acquistarla. E quindi è alla luce di tutto ciò che non consiglio l'acquisto di questo prodotto a chi inizia a giocare a Keyforge. Ma come sempre, se siete dei collezionisti, questo prodotto deve far parte assolutamente della vostra collezione e quindi ordinatelo subito per averlo a disposizione il prima possibile. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, volevo invitarvi ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki con tutte le carte di Keyforge pubblicate finora. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sulla risoluzione di qualche effetto, per ogni carta c'è una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!